tutti assolti per la tragedia di Pier Mario Morosini. La Corte d'Appello di Perugia, infatti, ha scagionato i medici Vito Molfese, Maglio Porcellini ed Ernesto Sabatini, che in precedenza erano stati condannati per omicidio colposo in seguito alla morte del giocatore del Livorno, che si è accasciato sul prato dello stadio Adriatico Cornacchia durante la partita di Serie B tra la squadra locale e la formazione toscana. Il dramma è accaduto davanti agli spettatori il 14 aprile 2012, quando Morosini aveva solo 26 anni. Al 29esimo minuto il giocatore del Livorno ha iniziato a traballare, poi è crollato a terra. Per primo è intervenuto il medico della formazione toscana Porcellini, poi è sopraggiunto quello del Pescara Sabatini e a seguire il medico del 118 Molfese. Porcellini ha praticato il massaggio cardiaco e al calciatore è stata applicata anche una cannula per la ventilazione. Dopo una disperata corsa in ambulanza, Morosini è morto all'ospedale di Pescara. Secondo quanto emerso dall'autopsia, il decesso è stato causato da un arresto cardiaco dovuto a cardiomiopatia aritmogena. Il 13 settembre del 2016, in primo grado, i tre medici sono stati condannati dal Tribunale di Pescara, un anno di reclusione a Molfese, 8 mesi a Porcellini e Sabatini. In secondo grado, la Corte d'Appello dell'Aquila ha confermato quasi in toto la sentenza. Poi, però, la Cassazione ha annullato tutto, ritenendo che non si potesse dimostrare il nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'improvvisa morte del calciatore. Il giudizio fu così rinviato alla Corte d'Appello di Perugia, che ieri ha confermato la tesi della Cassazione. Tutti assolti quindi gli imputati. Secondo i giudici di Perugia, quel giorno la morte di Morosini non si poteva evitare, fu frutto di una tragica fatalità.